passerà, vedrà che piacerà. Per non dare un weekend su Qualcuno.tre. Su Voci.fm Radio sento le voci weekend con Patrizia Simonetti. Buongiorno e ben ritrovati da Patrizia Simonetti a Sento le voci weekend e buon giugno. Tanta musica anche oggi da ascoltare insieme e tante belle cose di cui parlare che riguardano naturalmente la nostra amata voce e non solo la nostra. Ascolteremo infatti quella di Luca Ward che ci spiega il senso di una campagna molto importante, In famiglia all'improvviso, alla quale presta il suo preziosissimo dono per un audiolibro. E parleremo anche di Emma che è ripartita alla grande con il suo tour e non solo. This is Sento le voci weekend podcast edition con Patrizia Simonetti. Vi avevo già accennato lo scorso fine settimana dell'audiolibro In famiglia all'improvviso con la voce di Luca Ward, audiolibro che fa parte della campagna omonima che si chiama In famiglia all'improvviso combattiamo insieme il tumore del polmone, promossa da MSD Italia con il patrocinio di Salute Donna Onlus, Salute Uomo Onlus e altre associazioni molto importanti. L'audiolibro riprende la web fiction omonima che era stata scritta e diretta da Christian Marazziti e che ha preso tantissimi premi in vari festival nazionali e internazionali, dove quindi ritroviamo tutti i suoi personaggi con l'aggiunta però della voce appunto inconfondibile di Luca Ward che introduce i dialoghi e le diverse situazioni della storia. L'obiettivo della campagna è spiegare ovviamente l'impatto che una malattia così grave può avere su una famiglia e sulle sue dinamiche e aiutare chi appunto ne è colpito a reagire. Luca Ward sa bene ovviamente di cosa si parla, visto che una malattia affligge sua figlia sin dalla nascita e che per questo anche ha accettato volentieri l'incarico. Trovate tutto su www.infamigliaallimprovviso.it. L'articolo e il suo intervento in conferenza stampa è su voci.fm, ma qui vi faccio ascoltare alcune sue parole in cui racchiude perfettamente il senso di tutto questo. Non è facile affrontare la malattia. Un amico che ce l'ha, un fratello, un parente, è veramente difficile, veramente pesante. Questo progetto secondo me ci porta nella direzione insomma sperata, quella di allargare, quindi di essere comunque accoglienti verso chi vive la malattia, per sfortuna, perché non è che ha deciso di ammalarsi. L'accoglienza secondo me manca ancora oggi nei confronti del malato, l'accoglienza. Su voci.fm radio sento le voci weekend con Patrizia Simonetti. Che bello quando due voci potenti, particolari, bellissime riescono a fondersi insieme creando qualcosa di bello. E ancor più bello è quando si tratta di due voci femminili, ma questa è un'opinione puramente personale. Emma è brava a far questo, lo ha fatto già con Alessandra Amoroso in Pezzo di cuore e adesso lo fa con Loredana Bertè in Che sogno incredibile. Emma inoltre è tra le prime artiste a tornare live su un palco, lo ha fatto coraggiosamente giovedì scorso con la data zero del suo Fortuna Tour che questa domenica e questo lunedì la porta all'Arena di Verona con un grande doppio spettacolo di 2 ore a celebrare i suoi 10 anni di carriera. Tra l'altro il concerto sarà generosamente direi e gratuitamente disponibile in streaming dal 15 giugno su It's Art. Si chiama Best of Me at Arena di Verona perché Best of Me è anche la sua nuova raccolta delle sue canzoni più significative che uscirà il 25 giugno. Dentro anche il singolo di cui abbiamo appena detto con Loredana Bertè che sarà peraltro ospite del suo concerto all'Arena. Il mio duetto con Loredana Bertè è un'altra medaglia al valore che mi sono voluta mettere sul petto, ha detto Emma in conferenza stampa presentando tour, disco e singolo. È un sogno incredibile cantare con un'icona della musica del rock italiano. Il nostro è un rapporto madre-figlia, viscerale, diretto, umano che esiste da sempre. Beh, lei è stata ospite in un mio tour tanti anni fa e finalmente è arrivato questo duetto inedito dove ci siamo divertite tantissimo. E poi ha anche detto: Loredana è in grandissima forma, non è una cantante, è un'icona della musica e io sono onoratissima. Su voci.fm radio sento le voci weekend con Patrizia Simonetti. Podcast edition. Emma ci ha parlato anche della sua amicizia con Franco Battiato nel corso della conferenza stampa sul suo tour, sul suo disco e sul suo singolo con Loredana Bertè.
si è commossa ricordando le loro lunghe telefonate e anche di quando andava a trovarlo in Sicilia e lui la svegliava con il caffè alle 4:30-5 del mattino. Allora lei, ancora assonnata, gli diceva: Franco, ma è buio. E lui: ma andiamo al mare. E lei: ma sono le 5. E lui: ma andiamo al mare. E alla fine lei si alzava e andavano al mare alle 5 del mattino. Franco Battiato verrà ricordato anche da un'altra grande artista, altra grande voce, sua grande amica e anche compagna d'arte, Alice. Alice lo farà il 31 agosto al Castello di Udine e il suo concerto si intitola Alice canta Battiato, spettacolo che celebra il sodalizio artistico tra i due nell'ambito della 23esima edizione del Festival Internazionale di Musica e Territori nei Suoni dei Luoghi, coorganizzato con l'associazione Progetto Musica. This is Cento Levonci Weekend Podcast Edition. Da grandi voci alla grande voce di Aretha Franklin, a proposito di grandi voci scomparse, avevamo già parlato della serie Genius Aretha a lei dedicata e appena partita su Disney Plus. Beh, adesso la grande e indimenticabile Aretha arriva anche al cinema, esclusivamente il 14, 15 e 16 giugno in Amazing Grace, un documentario assolutamente inedito che racconta la registrazione dell'omonimo album di Aretha Franklin, il più grande successo gospel di tutti i tempi, che riportò l'artista alla musica religiosa. Lei del resto aveva iniziato proprio in un coro gospel. Girato nel 1972, pensate, da Sidney Pollack, il film restò in un cassetto per ben 47 anni e adesso Alan Elliott lo ha tirato fuori e lo porta sul grande schermo. Ad accompagnare Aretha al piano c'è il carismatico reverendo James Cleveland, a fare da spalla alla cantante c'è invece il Southern California Community Choir diretto da Alexander Hamilton. Ma la cosa più strana e bella al tempo stesso è che tra il pubblico vediamo un giovanissimo Mick Jagger. Patrizia Simonetti presenta Sento le voci weekend, solo su voci.fm radio. This is Sento le voci weekend podcast edition. Giugno, come saprete, è il mese del Pride, il mese cioè durante il quale solitamente in varie città italiane e non solo, ma in tutto il mondo si celebra con sfilate colorate e tanta musica il Gay Pride. L'anno scorso tutto è stato fermo per la pandemia, come tutto il resto del resto. Quest'anno invece da qualche parte ci si prova. Ma intanto a celebrare la comunità LGBTQIA+ ci pensa Spotify, con nuovi contenuti che mirano ad amplificare la voce e a raccontare le storie di chi la compone, per creare uno spazio più ampio e permanente per la cultura queer, sia sulla piattaforma che in società. Il primo appuntamento è, manco a dirlo, con Prima, nuovo podcast originale che racconta la storia di Maria Silvia Spolato, la prima donna in Italia ad aver dichiarato pubblicamente la sua omosessualità. Era il 1972. Lei insegnava matematica ed era anche attivista del Fuori, la prima associazione e rivista italiana per i diritti LGBT. In seguito al suo coming out e alla sua militanza, Maria Silvia perse il lavoro di insegnante e iniziò a vivere per strada. Scomparve praticamente per riapparire solo 27 anni dopo, nei primi anni del 2000, accolta da una casa di riposo di Bolzano, dove morì nel 2018, dimenticata praticamente da tutti. Nato da un'idea di Sara Poma, il podcast vuole celebrare a mezzo secolo dalla nascita dei primi movimenti omosessuali il coraggio di chi si è esposto in prima persona, ha aperto nuove strade e ha cambiato la vita delle generazioni successive. Quindi è un racconto da non perdere in 6 puntate che parla a tutti noi di coraggio, identità e libertà. Su voci.fm radio Sento le voci weekend con Patrizia Simonetti. Ed eccoci al termine di Sento le voci weekend con Patrizia Simonetti. Abbiamo ascoltato Luca Ward sul senso della campagna In famiglia all'improvviso, alla quale presta la sua voce per l'omonimo audiolibro. Vi ho raccontato di Emma e dei suoi tanti progetti in partenza, come il singolo con Loredana Bertè. E vi ho parlato anche di Spotify, che nel mese del Pride dedica il podcast La Piazza alla storia di Maria Silvia Spolato. Per riascoltarmi sono in replica alle 18, oppure con Sento le voci weekend sono anche in podcast alla pagina voci.fm/podcast. Se volete mandarci un WhatsApp il numero è sempre il 349-505-1166, se volete mandarci una mail l'indirizzo è sempre radio@voci.fm. E come sempre da me a tutti voi, voci e baci. This is Sento le voci weekend podcast edition. Su voci.fm radio Sento le voci weekend.